Dovrebbe essere ufficializzato lo scambio con la Virtus Entella, con Garattoni, che dovrebbe ritrovare il suo tecnico proprio qui a Foggia l'anno scorso Gallo, mentre sponda rossonera dovrebbe arrivare Tascone. Per quel che riguarda il capitolo portiere, con Nobile, che direi dopo le ultime due o tre prestazioni ha meritato la cacciata da Foggia, dovrebbe arrivare Furlan, portiere in uscita dalla Ternana. Per quel che riguarda la curva nord, così passiamo anche alla parte tifosi, il Foggia, per causa sua naturalmente, ha giocato 5 gare su 11 a porte chiuse, soprattutto 3 su 5 a causa di un servizio di prefiltraggio che a causa di un comune che è stato per 2 anni e mezzo quasi sotto commissariamento prefettizio, ci sono stati un po' di disguidi a livello burocratico e quindi non si è potuto giocare a porte aperte in 3 delle 5 gare a porte chiuse. Ragazzi, poi il Foggia ha un grandissimo problema negli ultimi 2 anni e mezzo, che è la società di Nicola Canonico, che non ha un minimo di programmazione. È naturale che la finale playoff dell'anno scorso può aver in qualche modo, io l'ho etichettata come una iattura, la finale playoff dello scorso anno, perché è stata una scusa buona per non programmare quest'anno e credo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti. È una squadra che in 2 anni e mezzo ha cambiato 9 allenatori, 3 direttori sportivi, si è passati da un estremo all'altro, da Zeman a Somma, da Boscaglia a Cudini. Adesso abbiamo questa sorta di autogestione interna formata da Coletti, che è l'allenatore, ma in effetti fa il giocatore, Coletti che è l'allenatore in capo, ma in effetti è il secondo di VAC. Insomma.